Buongiorno Sindaco. Buongiorno a voi. Un giorno da sindaco con l'allerta meteo. Scelga un aggettivo. Un giorno difficile. Ci spiega cosa avviene quando scatta l'allerta e di chi sono le responsabilità nel caso di errori come ieri. Ma intanto bisogna fare una precisazione, una puntualizzazione. L'allerta meteo la decreta la Protezione Civile, quindi noi sindaci dobbiamo decidere se chiudere o meno i plessi scolastici. Questo perché? Per evitare che durante il periodo di allerta meteo ci sia un'affluenza per strada, perché la strada in quel momento è ritenuto un posto pericoloso. Quindi diciamo la scelta nel caso di allerta meteo arancione è una scelta che va nella direzione di chiusura delle scuole, condivisa d'altronde anche con gli altri comuni limitrofi, perché c'è un tantam di telefonate tra i vari sindaci che poi insieme condividono questa posizione. Quindi nello specifico, perché un sindaco chiude le scuole? Ma un sindaco chiude le scuole per rendere più sicura la città e per rendere più sicuri i cittadini e quindi i bambini che si recano presso i plessi scolastici, perché come abbiamo detto l'allerta meteo, e allerta significa condizione di pericolo, che viene decretato, come abbiamo detto prima, dalla Protezione Civile. Dopo 5 mesi da sindaco, chi butterebbe dalla finestra di Palazzo Farnese? Ma guarda, sono troppo pochi per prendere una decisione del genere. Quello che posso dire è che bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo, impegnandoci al 100%, perché dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far uscire questa città da un'emergenza quotidiana. L'ex consigliere di opposizione Cimmino, su cosa attaccherebbe il sindaco Cimmino? Ma ripeto, in questa fase è ancora una fase iniziale, quindi noi stiamo programmando tantissimo e non bisogna mollare, quindi diciamo è troppo presto per definire un attacco possibile. Poi sono di parte, voglio dire, quindi alla fine. Qual è la critica che invece giudica più ingenerosa? Ma la critica più ingenerosa è quando mi si dice che faccio solo spot, dico spot sulle cose che in effetti stiamo portando a termine e stiamo cercando di realizzare a Castellammare. Sono tante le cose da fare, quindi sicuramente nei prossimi mesi possiamo definire le cose concrete che questa amministrazione ha portato a termine e cosa potrà portare a termine nei prossimi 6 mesi. Qual è il problema di Castellammare che non riuscirà a risolvere? Ma guarda, io da sindaco ho la sensazione che i problemi sono tanti e noi dobbiamo essere propositivi e positivi, quindi dobbiamo pensare di riuscire a risolvere tutti i problemi che questa città ha. Sappiamo che è una città che è in continua emergenza e dobbiamo sicuramente intervenire in maniera più seria, decisa e concisa su quella che è la viabilità. Obiettivo legalità, motivo forte della sua campagna elettorale. Secondo lei Castellammare è più sicura? Ma sicuramente con le iniziative che l'assessore Scafarto sta mettendo in campo stiamo dando degli esempi di legalità. Si è vista praticamente l'azione congiunta che è stata fatta all'Acqua della Madonna, così come nel centro città per quanto riguarda le fioriere. Quello è un primo momento per ripristinare la legalità. Ripeto, tante cose ci sono da fare, ma sicuramente con una programmazione seria, gli uomini seri, penso che riusciremo a dare una serenità ai cittadini sabbiesi. Ha parlato di squadra a tempo. C'è già qualche promosso o bocciato tra i suoi assessori? Ah, è troppo presto, so che gli assessori si stanno impegnando tantissimo e comunque le iniziative che stanno mettendo in campo sono tutte lodevoli. Sarà una discussione che affronteremo sicuramente dopo il primo anno di amministrazione, almeno. Ci lasci col progetto più ambizioso.
ma il progetto più ambizioso è quello di realizzare delle zone a traffico limitato, non diciamo solo per il periodo estivo, per il periodo natalizio, ma chiudere parti della città al traffico, rendendole di fatto più sicure attraverso la realizzazione di posti auto, quindi parcheggi. Un saluto ai lettori del Corrierino.com. Ciao a tutti e buona giornata.